rubrica settimanale MGW Weekly, dove vediamo insieme le notizie più importanti provenienti dal mondo di Metal Gear Solid. Allora, la settimana scorsa abbiamo dovuto saltare il nostro appuntamento perché c'è stata una calma piatta e quindi non c'era assolutamente nulla di cui parlare. Recuperiamo questa settimana con un nuovo numero invece che è decisamente ricco. Allora, cominciamo parlando del nuovo trailer di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain che Hideo Kojima presenterà, ormai lo sappiamo tutti, durante la prossima E3 di Los Angeles che si terrà dal 10 al 12 giugno. Allora, Kojima aveva già anticipato diversi giorni fa che i lavori sono ormai prossimi alla conclusione per la realizzazione del trailer, il che ci lascia pensare che, dato che sono trascorsi un po' di giorni, adesso saranno effettivamente conclusi. Siamo tutti estremamente curiosi di scoprire che cosa è in serbo per noi. È proprio su Twitter, come al solito, il padre di Metal Gear Solid ha voluto anticipare qualche dettaglio proprio relativo a questi trailer, dicendo che generalmente si tende a presentare le grandi fiere dei trailer ricchi di azione, di esplosioni ed effetti speciali. Questo non sarà il caso del nuovo video di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, dove praticamente il maestro per la sua realizzazione ha pensato di ascoltare quanto più possibile l'opinione degli utenti che chiedevano di voler sapere un po' cosa succede dopo Ground Zeroes. Quindi, cosa succede dopo Ground Zeroes? Kojima ha deciso di tagliare al minimo i dialoghi e di cercare di farci vedere in questo nuovo video più o meno cosa accadrà a Big Boss, Kaz e compagni. Quindi questo trailer farà più o meno da filo conduttore, da ponte di collegamento tra Ground Zeroes e Metal Gear Solid 5 e Phantom Pain. A proposito di Ground Zeroes, Konami ha parlato dei risultati di vendita avuti dal gioco che sono stati soddisfacenti e che lei ha definito essere dei risultati solidi. Diciamo che sono stati abbastanza soddisfatti appunto dei risultati e hanno deciso di promuovere nuove attività promozionali, al punto che Metal Gear Solid 5 sarà presente alle prossime 10 fiere videoludiche che si terranno nei prossimi mesi, quindi ci sarà una presenza molto massiccia di Metal Gear Solid 5, Kojima e tutto il suo staff nelle future fiere che si terranno, dove probabilmente verranno mostrati anche nuovi materiali provenienti da The Phantom Pain. Perché no, anche da Metal Gear Online. Allora, abbiamo parlato poi delle novità provenienti da PlayStation Store. La prima è il fatto che è stato tagliato il prezzo di listino di Metal Gear Rising, che ora trovate su PlayStation Store a 24,99€. Inoltre trovate le sue skin in vendita singolarmente, quindi potete scegliere quale acquistare e quale volete utilizzare poi per cambiare il look di Raiden. Inoltre, a partire da ieri, che era credo 14 maggio, con l'aggiornamento di PlayStation Store sono stati lanciati dei nuovi saldi chiamati le follie di maggio. All'interno di questa nuova raccolta di saldi, che rimarranno in essere per tutto il mese, ci sono anche delle offerte relative alla saga Metal Gear Solid. Potete comprare il primo Metal Gear Solid per 4,99€ ad esempio, riproducibile sia su PS3 che su PSP che su PS Vita, ma trovate anche in offerta Metal Gear Solid 3 HD, Metal Gear Solid Beast Walker HD, Metal Gear Solid Beast Walker semplice per PSP o anche Metal Gear Solid Portable Ops per PSP. Quindi vi conviene farvi un giro nello store, trovate il link qui sotto alla notizia dove mettiamo praticamente il collegamento diretto alla pagina di tutti i prodotti di Metal Gear in offerta su PlayStation Store per valutare quali sono gli acquisti che volete fare. Allora, altre novità sono venute questa settimana abbastanza imponenti dai doppiatori. Perché dai doppiatori? La notizia più importante è quella che Lori Allan, doppiatrice di The Boss, potrebbe aver diffuso su Twitter, perché a un fan che le domandava se sta lavorando a Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, la Allan ha risposto con un forse. Diciamo che se fosse stato un no, sarebbe stato più semplice scrivere no, quindi la cosa lascia pensare che ci siano speranze di sentire nuovamente la Allan, probabilmente nel ruolo appunto di The Boss, anche in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Chissà se ci saranno dei flashback o se ci saranno delle scene ambientate nel passato all'interno del gioco. La curiosità è tanta e ovviamente siamo in tanti ad avere la necessità di scoprirlo adesso. A proposito di doppiatrice, abbiamo parlato anche dell'intervista concessa da Debbie Mae West, che noi vi abbiamo tradotto, dove la doppiatrice ha parlato della sua esperienza con il primo Metal Gear Solid e con Metal Gear Solid 4, dove ha potuto doppiare in entrambi i casi Meryl Silverburg, e ha raccontato anche quali sono le sue scene preferite della serie, di cui lei è a conoscenza perché non è una videogiocatrice, quindi dice che si diverte a guardare gli episodi su YouTube, e ha raccontato anche il suo rapporto con David Hayter e il suo pensiero nella vicenda Hayter-Sutherland. Come sapete, la West non è d'accordo con la sostituzione di Hayter e quindi ha detto la sua in maniera abbastanza originale. Potete leggere le sue dichiarazioni nella notizia che trovate linkata sempre qui sotto. Infine, parlando di doppiatori, abbiamo parlato anche di Troy Baker, nuovo doppiatore di Ocelot. Ha raccontato praticamente, il team di Kojima Production ha raccontato come Troy Baker sia arrivato
ad essere selezionato per la parte di Ocelot, perché serviva un doppiatore che non fosse né vecchio né con una voce vecchia, come ad esempio Patrick Zimmerman quando ha interpretato Ocelot da MGS1 in poi, né con la voce di Josh Kito che invece interpretava molto giovane in Metal Gear Solid 3. Serviva una via di mezzo e questa via di mezzo è stata individuata in Troy Baker, che poteva anche, come sapete, effettuare il facial capture che è diventato fondamentale in Metal Gear Solid 5 ed è fatto bene. Andiamo avanti, parliamo dell'episodio di questa settimana di Kojima Station, dove l'unica cosa notabile ma anche abbastanza divertente è stato il fatto che il composer Ludwig Forssell ha mostrato la sua versione death metal di una canzone per Metal Gear Solid. Diciamo che forse è stato molto divertente ma anche molto bravo nella realizzazione di questa canzone, e anche questa la potete ascoltare integralmente seguendo il link che proponiamo qui sotto al nostro video, nella descrizione del nostro video. Allora, un'altra notizia della settimana è stata quella relativa all'action figure di Raiden, nuova realizzata da Hot Toys, veramente dedicata a Rising, veramente ben realizzata, ricchissima di dettagli, molto imponente. Crediamo che tutti i fan di Raiden esistenti al mondo stiano pensando di risparmiare per acquistarla, anche se il prezzo è veramente proibitivo, perché facendo praticamente la conversione da yen a euro si arriva a circa 185 euro, quindi è un prezzo sinceramente non abbordabile se non siete dei collezionisti molto molto ricchi. Potete vedere tutte le immagini, anche in questo caso dell'action figure, nel link della notizia completa che trovate nella descrizione di questo video. Infine il nostro Snake Man ha presentato il nuovo episodio di Codec Ramblings, la nostra rubrica dove riflettiamo su alcune delle tematiche più interessanti della saga. Questa settimana Snake Man ha parlato dello sfondamento della quarta parete, che è una cosa che, come sapete, Kojima ha cercato di trattare più volte nel corso degli episodi dei suoi giochi. Quindi se volete sapere tutti i dettagli su questa tecnica narrativa, dove praticamente la distanza tra il mondo reale e il mondo virtuale viene completamente distrutta e c'è un intreccio quasi un qualcosa di metanarrativo nella nostra realtà, un esempio sono i Dog Tags che Raiden lancia alla fine di Metal Gear Solid 2 con il nostro nome sopra, potete leggere l'editoriale, la rubrica realizzata dal nostro Snake Man. Allora, anche per questa settimana abbiamo riepilogato tutto, speriamo di farvi cosa gradita con questa rubrica video, attendiamo i vostri commenti sulle vicende qui o sul nostro forum, e ovviamente tutti i consigli che sentirete di volerci dare per migliorare questa nostra nuova rubrica video. L'appuntamento è per la prossima settimana. Un saluto da Mary e Stefania.